Vogliamo parlare di queste benedette farine senza glutine e in particolare di perché bisogna denaturarle. Farine senza glutine in purezza, basso impatto glicemico tra l'altro, quindi vedremo che poi non si lavora quasi praticamente con la farina di riso. Allora, queste farine. Quindi tutte le farine di legumi, le farine di pseudocereali, quindi amaranto, grano saraceno, quinoa, miglio, teff, sono farine che hanno una struttura molecolare molto, molto chiusa, cioè. Detto in parole molto molto grossolane, ma facili da comprendere, non sono per niente concilianti, non sono aperte, disponibili come le farine con il glutine, tutto il contrario. Sono farine in cui la struttura proteica, cioè la parte proteica di queste farine. Ricordiamoci che il glutine, la gluteina, la gliadina responsabili di questa meravigliosa capacità di miscelarsi, di crescere, che ha il glutine, sono proteine, sono le proteine delle farine col glutine che permettono tutte le cose meravigliose che si riescono a fare con le farine col glutine. La struttura proteica delle farine senza glutine. Quindi la componente proteica non è per niente conciliante, cioè è una struttura molto chiusa che non è disponibile per niente a ricevere liquidi, a mescolarsi con liquidi, grassi. Sono praticamente chiuse, chiuse, chiuse in una maniera che ha una struttura per chi ha il video box delle colazioni salate o lo vuole. Acquistare lo sa già perché lì è spiegato molto bene. Ah, no, cioè ci sono anche delle immagini. La struttura proteica di queste farine è chiusa a gomitolo in una maniera per cui a contatto non ne vogliono sapere di amalgamarsi. E questo è causa poi di problemi pratici enormi, ovvero pani gnocchi, torte gnocche. Pasta fresca che non si riesce a fare per chi vuole fare la pasta fresca, una composizione che poi rimane molto dura, molto compatta. E questo appunto è un problema quando uno cerca di fare qualcosa di decente con queste farine. Allora, si può ovviare in parte, non dico che poi diventano come la manitoba, però si può ovviare in parte. Questo problema denaturando le proteine di queste farine. Per brevità, tanti scrivono denaturo la farina, ma non è che stai denaturando la farina. Sì, la denaturazione è un processo che ha a che fare esclusivamente con le proteine. È un processo che riguarda tutte le proteine, esistenti negli alimenti. Quindi, sappiamo benissimo, oppure non sappiamo, comunque le proteine della carne rossa denaturano a 55 gradi, cioè si trasformano a 55 gradi. Le proteine dell'uovo, guardate il video virale bellissimo di una delle persone che io seguo con molto interesse, Gianfranco Locrascio, il re della cultura delle carni in Italia, che si chiama, c'è un video virale che si chiama La Carbonara Scientifica, in cui spiega con molta brillantezza, molta eleganza, molta sagacia, spiega quando, come denaturano tutte le proteine delle uova, quindi le proteine dell'albume, le proteine del tuorlo, che sono tante e denaturano a punti di denaturazione uno diverso dall'altro. La denaturazione non solo rende più disponibili alla lavorazione queste farine, ma anche le rende molto più digeribili e anche molto più buone poi quando diventano risultato fatto, quindi crostate, torte, muffin, pancake, crepe, pane, pasta fresca e gnocchi, chi più ne ha più ne mette. Quindi sono tre
i motivi per cui denaturiamo le proteine di queste farine. Maggiore lavorabilità, maggiore digeribilità e maggiore bontà, sono molto più buone. Quest'anno siamo su un trend di 600 presenze alla scuola. 600 presenze non sono poche. 600 presenze qui di persone che vengono a fare i corsi. Io calcolo l'anno accademico, essendo una scuola, cioè da settembre a giugno, ok? Praticamente il 100% di queste persone, quando viene qui e lavora e prepara con noi durante le lezioni i preparati e poi mangia, gusta, rifà quello che facciamo qua, dove le farine sono tutte denaturate, trova che siano molto meglio. Ve lo sto dicendo perché è un fatto reale ed è un fatto reale e testato e io lo testo continuamente qui alla scuola. La denaturazione rende proprio il sapore di queste farine molto meno amaro, se c'è questo sentore amaro come nella farina di quinoa, e molto anche meno erbaceo, meno greve, meno crudo. Le denaturiamo tutte, perché abbiamo visto che questo procedimento rende migliori tutte le farine senza glutine. Quindi non solo tutte le farine di legumi, la farina di amaranto, la farina di quinoa, ma anche la farina di grano saraceno, la farina di teff, la farina di miglio, anche la farina di ciufa, una cosa molto recente, perché anzi, tra l'altro, la ciufa, essendo un tubero, ha questa farina che è interessante perché ha un buono sviluppo, per esempio, negli lievitati, così, non nel pane, perché il pane viene dolciastro, però, per esempio, nelle preparazioni dolci senza zucchero è molto interessante. Però ha questa aria grassa e umida, no? Questa texture grassa umida che migliora molto con la denaturazione. Naturare la farina di castagne, che secondo me anche lì diventa meno gommosa, si asciuga. Se volete avere questi benefici, denaturate le proteine di queste farine. Ed è molto semplice. Si fa in un solo modo, anche se chi ha il video box, colazioni salate, eccetera, ma anche chi ha il video box degli ortaggi trova tutte queste informazioni nel bonus di omaggio. Sto dicendo, ci sono vari tipi di denaturazione, ma l'unica denaturazione che si può, valida, che si può fare in casa così molto semplicemente è: prendete le farine, prendete le teglie del forno, mettete la carta forno, mettete uno strato da massimo mezzo centimetro di farina sulle teglie, infilate le teglie nel forno, accendete il forno a 90 gradi e le lasciate lì per 3 ore. Quello lì è l'unico modo per denaturare le farine, ok? Spendete pochissimo, anche se adesso l'elettricità sta aumentando, come al solito, come la crock pot, la spunta per mantenere 90 gradi nel forno è minima. Quindi il forno a questa temperatura consuma pochissima elettricità, ok? Ed è l'unico modo per denaturare irreversibilmente le farine. Per esempio, le farine di legumi, e questo io l'ho scoperto all'università quando a 41 anni mi sono rimessa a fare l'università, illudendomi di portarmi a casa una laurea in scienze gastronomiche quando già lavoravo tantissimo, cioè, però per un anno ci ho provato, per cui mi sono iscritta a scienze gastronomiche a Parma, quando l'ho fatto io circa 15 anni fa, era a numero chiuso è obbligatoria la frequenza, per cui eravamo un bel gruppo. E ecco lì Davide Cassi, che è il padre della fisica gastronomica, ci aveva spiegato questa storia delle proteine dei legumi. Le proteine dei legumi denaturano a esattamente 87 gradi, per cui siccome i nostri formi casalinghi sono balenghi, cioè non tengono una temperatura perfetta, allora si fa a 90 gradi, così si taglia la testa al toro. Altra precisazione, perché vedo che tante persone magari non leggono l'articolo che c'è sul blog, non capiscono che la denaturazione delle farine, perché si denaturino davvero, deve essere fatto appunto alla farina, ok? Alla farina, che ha
una granulometria piccolissima. Se uno è pazzo a tempo, io no, cioè non mi ci metto manco, però se uno vuole partire per esempio dal legume o dal chicco di quinoa o dal chicco di miglio, eccetera, 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 e ottenere farine denaturate, non può mettere, non so, le lenticchie intere in forno 3 ore a 90 gradi, non si denaturano. Cioè, la farina poi non è denaturata, è una questione anche di fisica, di fisica dell'alimento, ok? Bisogna dalla lenticchia prima ricavare la farina e poi denaturarla. La quinoa, per esempio, se vogliamo proprio togliere l'amaro, fare un lavoro bizantino, che però poi ti dà una farina della Madonna, devi ammollare la quinoa 24 ore. Possibilmente anche in bagno per fermentato, che così è il top dei top. Poi la sciacqui, poi la fai essiccare a 70 gradi per 4, 5, 6 ore, fin quando è perfettamente secca, la trasformi in farina e lì hai una farina della Madonna. Se fai questo mestiere con invece i legumi, devi ammollare i legumi, però è un lavoro. Cioè, terribile. Farli essiccare sempre in forno a 70 gradi, tot di ore, poi fare la farina e poi denaturarla, cosa che non consiglio assolutamente di fare. Comprate le farine, le denaturate voi e basta, cioè non state lì a fare tutto quel mestiere bizantino. Tra l'altro sul blog, se volete, ci sono anche invece tutte le farine già denaturate. La differenza è enorme. Quindi a chi dice, ma tanto non fa niente, no, no, la differenza è enorme, ma anche di digeribilità. Nei pani la differenza tra usare farine denaturate e usare farine non denaturata è enorme, ma anche nei pancake, nelle crepe, sono molto più digeribili, nelle crostate, eccetera, eccetera, eccetera. La percentuale di proteine contenuta in queste farine ovviamente varia, nei legumi è abbastanza alta, anche se vi ricordo che non sono proteine nobili quelle contenute nei legumi, assolutamente no, perché se tu i legumi non li fai fermentare, tipo facendo il tempeh o comunque sì, facendo il tempeh in pratica, oppure facendo il bagno fermentato, che qui non spiego, compratevi video box. Se io vado a ammollare i legumi in un bagno fermentato, oppure preparo il tempeh, che appunto sono legumi fermentati, allora le proteine non nobili dei legumi diventano totalmente, comunque all'80% biodisponibili, ovvero il nostro corpo le assimila. Se no, vengono assimilate al 20-30%, dipende dal tipo del legume. Una farina ottima, perché ha un sapore neutro e io la trovo molto più leggera dei legumi, io sono un gruppo 0, è la farina di teff, che ha un indice glicemico ancora più basso della quinoa, pur essendo un cereale, ok? Infatti la stiamo usando tantissimo, abbiamo fatto anche i Kraffen con la farina di teff, delle chiacchiere pazzesche. Parliamo di altre denaturazioni. Le farine si possono denaturare col freddo, ma quindi in frigorifero, però la farina che va in frigorifero, cioè la denaturazione in frigorifero, è una denaturazione reversibile, al contrario della denaturazione in forno. Cioè, reversibile cosa vuol dire? Potete tenere a parte che ci vuole poi un giorno almeno in frigorifero per queste farine, ma poi quando ritornano a temperatura ambiente non c'è più la denaturazione perché è reversibile. Oppure c'è gente che si illude di denaturare le farine mettendole in padella o nel bimby, girando col cucchiaio in padella, roba assurda. La denaturazione delle proteine e delle farine è un processo con una curva lunga che dura 3 ore. Deve durare 3 ore questo processo. Almeno 3 ore a 90 gradi in forno. Il bimby, no, sto bimbio, cioè no, è un boccaccio, cioè un coso così, devono essere strati sottili. Riesco a fare 5 teglie, perché?
perché ho comprato anche un paio di teglie di quelle che hanno la misura universale, cioè sono collassabili, quindi entrano in qualsiasi forno, comodissime, quindi faccio addirittura 5 strati, perché aggancio 5 teglie nel forno, cioè uno strato sottile, quindi le mettete una sopra l'altro. Queste teglie qui, se ne comprate un paio, sono pazzesche, anche per i biscotti, per qualsiasi cosa, sono forate, tra l'altro, quindi sono fighissime. Quando le avete denaturate queste farine, poi si conservano anni nei mobiletti della cucina e non formano le palline perché abbiamo denaturato la proteina, no? Non formano le farfalline. Quindi le mettete nei vasi di vetro, le mettete nel stipetti della cucina e ciao, e vi durano ma minimo un anno. Ma a me sono durate anche più di un anno, sono durate fino a 2 anni alcune farine. Perché voi vi dovete chiedere il perché vengono date delle indicazioni. I vostri forni di casa hanno una ventilazione molto debole, per cui non vola la farina, e usate il forno ventilato naturalmente. A proposito dei grassi, quando le farine sono denaturate anche ricevono meglio, si amalgano anche meglio con i grassi, è molto meglio. Con i grassi su cui non bisogna lesinare, sapete benissimo che non bisogna lesinare su questi benedetti carboidrati e zuccheri in generale, ma non sui grassi che fanno tanto bene. Né le farine di frutta secca né le farine di semi, queste farine di complemento, cioè farina di mandorle, di nocciole, farina di canapa. No, 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 assolutamente no, quelle lì no, assolutamente no. Ciao e alla prossima video pillola gastronomica.